Bene, veniamo adesso al secondo capitolo dei Promessi Sposi. Manzoni descrive la notte di Don Abbondio, trascorsa con grande trepidazione ed angoscia, in quanto il curato ha ancora nella mente impressa la ribalderia dei bravi. Passata l'angoscia, il curato pensa bene come debba comportarsi con Renzo, che si presenterà nel suo ufficio la mattina seguente. A questo punto Manzoni descrive il personaggio di Renzo. È un giovane di 20 anni che fa il filatore di seta e ha un piccolo podere. Si presenta da Don Abbondio elegante e pronto a essere sposato. Tuttavia, Don Abbondio, quando vede Renzo, elenca una serie di impedimenti al matrimonio citando dei nomi latini: error, conditio, votum, crimine, e una mezza frase: sis, si, affinis, sostenendo inoltre che non si sente affatto bene. Renzo reagisce arrabbiandosi con Don Abbondio, affermando: avrò pazienza per una settimana, ma ritenga bene che passata questa non mi appagherò più di chiacchiere. Ovviamente Renzo è molto perplesso, incontra Perpetua e le chiede come mai Don Abbondio non si senta bene. Perpetua accenna una frase che fa insospettire Renzo. C'è bene a questo mondo dei birboni, dei prepotenti, degli uomini senza timor di Dio. Renzo allora vuole saperne di più, ma Perpetua non rivela nulla. Prontamente Renzo si reca da Don Abbondio, che gli rivela il nome di Don Rodrigo. Poi il prete accusa a sua volta Renzo di averlo in questo modo messo in gran difficoltà, in quanto gli era stato imposto di non parlare con nessuno. Renzo se ne va via, scusandosi con il curato per la rabbia manifestata. Don Abbondio intanto gli viene la febbre. Don Abbondio dà ordine a Perpetua di comunicare che lui non c'è per nessuno perché ha un febbrone. Intanto Renzo giura vendetta contro Don Rodrigo e vorrebbe ucciderlo col suo fucile, lo schioppo. Poi, calmatosi, va da Lucia, tutta elegante per il matrimonio, per comunicarle che non si sarebbero sposati e gli chiede se sa qualcosa di Don Rodrigo. Lucia risponde che c'erano state delle piccole attenzioni, ma nulla più.